2, tra poco su Boing. Oggi, domani, dopodomani, quando vuoi, io voglio che noi ci sposiamo, amore mio. Sì, va bene. Allora io vado a occuparmi delle pratiche e ci sposiamo domani. Sì, tesoro mio, bene. Amore. Che cosa? Tu sei sicuro di amarmi come dici o... è semplicemente, non so, perché mi vedi malata e per questo ti faccio come un po' pena. No, Delfina, io voglio solo fare le cose in modo corretto. Certo, questo lo so, ma corretto? Cosa vuol dire corretto? Vuol dire fare contenta una persona moribonda? Vuol dire questo corretto per te? Ti faccio pena? No, sì, tu non sei, amore, moribonda e non mi fai assolutamente pena, no. Delfina. No, assolutamente, voglio che ci sposiamo. Faccio male a volermi sposare con te. No, non fai male. Bene. Solo che... sono tanto felice! È il sogno della mia vita, amore! Sì, sì, va bene, sì, d'accordo. No, abbiamo dammi tutto il tempo, ci sposiamo domani allora, no? Domani, sì, domani, così presto! Sì. Ma senza il lustro che merito, che meritiamo, sì, no? Sì, certo. Oh. Delfina, intanto ci pensi e prepari le tue cose e io mi occupo delle mie. Tanto sì, domani, amore, ci sposiamo. Sì, domani ci sposiamo, ti amo! Sì, amore, vita mia! Ti amo! Sì! Mamma, non sai cos'è successo? Sì, lo so che è successo. Abbiamo vinto, figliola, abbiamo vinto. Domani tu sarai contessa e io regina di Piccola Sì, Ganna. Ma hai visto cosa mi è successo? Menti oggi, menti domani, fingiti malata e guarda come sono ridotta. Lo diceva il generale, menti e qualcosa resterà. Abbiamo vinto, mami! Ho una voglia di piangere, mi sento morire. Vieni, abbracciami. Calmati, tesoro, calmati. Cosa? Mi sto per sposare, non mi abbracci nemmeno. Una cosa è l'amore materno, un'altra è il vaiolo. Per questo c'è l'agente sanitario Claudio Boniglia e il suo antidoto infallibile. Scopriamo un po' il sederino. No! Ah, Lorenzo, sono successe tante cose, ti ho chiamato mille volte. Sì, no, però... Ti ho lasciato un messaggio in segreteria. No, non ho sentito nessun messaggio. Dove eri finito? Si vede che... è una lunga storia. E tu da dove venivi? Dove... Dal chirurgo plastico. Sì, gli ho chiesto di cambiarmi questa faccia da pagliaccio triste perché non mi piace. E mi ha detto, no, è carina, tieniti la tua faccia. Sì. Accettati, vai in terapia. Beh, a me era sembrato che uscissi da quel negozio compro e vendo, è vero? Ah, e mi hai visto? Sì, ci sono andata perché ho scoperto una bugia orribile che mi hanno detto e volevo disfarmi di una cosa che credevo fosse importante, ma poi ho capito, no, non è importante. Calma. Perché chi me l'ha data è solo un bugiardo. Tu hai bisogno di soldi, perché se è così io... No, non c'entra niente, no, io... lo faccio perché il passato è passato, come dico sempre. No, davvero, devo andare a fare tante cose. Devo occuparmi dei bambini, devo andare a comprare un biglietto aereo. Bene, se vuoi ti accompagno, se... No, sì? Lascia stare. Perché no? Lorenzo, sei molto occupato, hai cose più interessanti. Sì, l'unica cosa importante che ho da fare è accompagnare la mia cara e vecchia amica. Mi è concesso? Andiamo. Va bene. Mi dispiace farti perdere tempo. Perdonami, faccia, per favore. No, ci mancherebbe. Perdonami, sì. Tu. No, perdonami, sul serio. Io non avrei dovuto baciarti, È un disastro. No, beh, proprio non ti è piaciuto, no? No, non si tratta di questo. Il fatto è che, non lo so, ho visto che stavi così male. Eri così buono con me che... Sì, tanto buono, tanto in gamba. Tanto amico. Sono molto spaventata, molto confusa. Io non voglio che pensi che sono un'isterica, che... Nasconditi, presto. Chi è? Nico. Ah. E Olivia, dove? È qui in bagno. Dov'è? Eccola, calmati. Ascolta, Franco è in paranoia e non gli quadra che tu non sia qui, non gli quadra. Lui non mi ha visto, vero? Tu non gli hai detto niente? No, Olivia, non ho detto nulla, ma a me lo chiede e non voglio mentirgli. E Franco non crede che tu non sei qui. Infatti, la verità è che sei qui. Beh, io credo che dovremmo dire a Franco la verità. No, aspettate, no, almeno un altro giorno mi dovete sopportare. Ma quanto tempo pensi di restare qui, Olivia? E poi Olivia? Perché non glielo vuoi dire? È la cosa migliore, Olivia. No, non voglio vederlo.
Bene, allora vattene in Germania con i tuoi. Nicolas, no. Non strillare, calmatevi. Non riuscite a capirlo. Io non voglio stare né là né qua. L'unica cosa che so è che non sono pronta per affrontare Franco. Per favore, sopportatemi ancora un po', non vi chiedo altro. Grazie mille. Mi piace molto la tua tuta, è griffata, no? Sì, è bellissima, vero? Sì, appena mi pagano me ne compro una. Martin, a cosa stai pensando? Al discorso che mi hai fatto sullo studio. Tutto giusto, ma non mi va, perché lo so che la scuola è un'istituzione che usa il potere per addomesticare i giovani. E in più ti riempiono la testa con tutte quelle materie. Dai, per esempio, dimmi a che cosa ti serve ragioneria nella vita, a niente. Martin, non è così. La scuola è molto di più del semplice studio. Ti permette di scegliere chi vuoi essere nella vita. Lo so già chi voglio essere nella vita. Voglio essere me stesso e nessuno mi deve rompere. Martin, stai zitto, che stai dicendo? Va bene, aspetta, dimmi chi è che ammiri. Freud. Bene, e secondo te Freud non ha studiato? Guarda che Freud era un medico psichiatra e ha studiato tutta la vita. E tu che cosa ne sai? Perché io studio, caro. Beh, vista così hai ragione, perché io sono un ragazzo inquieto. Altrimenti diventerò un fallito senza prospettive come Franco. Franco, scusami, non volevo dire questo. Calma, sul serio. È tutto a posto, hai ragione. Il problema è che Martin si trova in quell'età in cui si parla senza pensare, senza riflettere. Te lo dico perché ho già 15 anni. Certo, e io sto per compierli. Maria ha ragione, sono una bestia, scusami. Lascia Franco. Stare, non ah, ci bene, pensare. Finalmente dai ragione a qualcuno, io me ne vado. Ti accompagno, dove vai? Non lascia stare, tu è meglio che ti fai un bagno, hai un odore tremendo. Va bene, però ti accompagno, aspetta. Devo dire che mi hai sorpreso. Mio fratello non dà retta proprio a nessuno, invece con te è diverso. Ah, sì? E tu cosa pensi, che non posso dire cose intelligenti perché sono una ragazza? No, no, non è questo, no. Il fatto è che Martin è intrattabile e tu lo hai saputo frenare. Va bene, ti ringrazio. Ci sentiamo, ciao. Benissimo, Franco, buone notizie. Domani potrete riaprire la palestra. Come? Sì. Ma non bisognava pagare una multa? No, lascia stare, l'ho pagata. La verità è che è un buon progetto e Flor ci crede davvero molto. Grazie, sei un mago. Tranquilla, tranquilla. Fatal. Caspita, guarda qui, te l'avevo detto di rilassare il muscolo. Ma perché? Permesso, 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 signora. Mia signora, congratulazioni, che gioia. Oh, Evaristo, che caro, che dolce. Come ti senti, Delfina? Sto bene, mi fa un po' male il... Bene, bene. Con permessa, devo andare, mia regina. Corro ad avvisare la signora Anna che si sposa il nostro ragazzo. Ci sono tante cose da fare, tante cose da comprare. Sì. Evaristo, non abbiamo né soldi né tempo. Signore, habemus denaro. Come? Io ho chiesto i soldi a mamma. Vuoi dire che quando i ragazzi ne avevano bisogno, tu non li hai tirati fuori e in questo caso invece sì? Questo è un caso estremo, è il suo matrimonio. Bisogna comprare uno smoking, scarpe, tutto il servizio. Fare una cosa simile mi sembra spaventosa, è una cosa che lei non mi può dire di no. Io mi sposo in sandali e canottiera, ma quei soldi non li tocco. Vado ad avvertire mia madre, tu rimani con Delfina nel caso avesse bisogno di qualcosa. Grazie, caro Evaristo. Il discorso dei soldi, come sarebbe? Tanto amici, ma poi alla fine non mi racconti niente. Hai un problema con Massimo? No, nessun problema con Massimo, a parte che adesso si sposa con quella strega di Delfina. Ah, si sposano? Sì, è quello che dicono tutti, tanto a me sinceramente non però, me ne importa. No, cosa ce ne importa? Già, sai ce una ne cosa? Importa. Me ne vado. Ci vediamo dopo. Ciao. Che cosa stai facendo? Sta attento, puoi scivolare. Io vorrei scivolare, ma con queste calze antiscivolo non ci riesco. Sì, beh, senti, ascolta, devo dirti una cosa molto importante. Vorrei che parlassimo di... Di Flor. Sì, perché a me sembra che dobbiamo chiedere scusa a Flor. Devi cominciare col cacciare via la strega e poi dopo vai da lei e le dici, sì, senti... Beh, sì, sì, quello di Flor è un altro discorso, un'altra cosa. Ci penserò io a risolverla. Bene. Me la incarico io. In realtà ti volevo parlare di... Di Roberta? Sì, perché a me sembra che ormai dovrebbe tornare. Anche Flor me lo ha detto. Perché no, aspetta, è amica mia e deve Thomas, venire, Thomas, capisci? Thomas. Mi sto per sposare. Vai a sparare, a caccia, mi ci porti? Non sparare, sposare. Mi sposo con Delfina. Te lo volevo dire io prima cosa? Che tu venissi. Cosa? Ma sei diventato matto? Thomas, aspetta, lascia che ti spieghi. Cosa mi vuoi spiegare? Pensavo che fosse finito tutto, sei un traditore. Calmati, perché mi dici così? Noi siamo amici. I miei amici non si sposano le streghe e non danno una pugnalata a tradimento a Flor. Senti, credimi, è la cosa migliore per tutti. Non sarà meglio, sei uno stupido. Tu non devi sposarti con quella strega, vattene. Traditore.
Oh, che ci fai qui, piccolino? Cerchi i topolini nel battiscopa? Cosa vuoi, strega? Cosa vuoi? Niente, ero venuta a dirti che Flor ti aspetta di sotto perché vuole parlare con te. Da quando porti i messaggi? Ho cominciato oggi. Devo cominciare a mandare gli inviti a tutta questa gente, altrimenti penseranno che mia figlia si sposa d'urgenza. Ho un'email. Che cosa fantastica. Vediamo. Ciao, bella. Sono un uomo milionario e molto per bene. Voglio sposarmi con te e portarti a vivere con me nel mio palazzo nei Caraibi del Sud. Ah, che bello! Firmato Roman Ticco. Ancora lui. Ticco, deve essere un cognome italiano. Che insistenza. Beh, io gli rispondo. Vediamo. Ne approfitto per invitarti al matrimonio di mia sorella. Spero che non manchi. Dai, sbrighiamoci che abbiamo poco tempo e voglio che qui sia tutto impeccabile. Flor, io faccio Flor, così aspetta, con no. i problemi, vedi? Con me poco no, poco. Flor, io ti conosco. Appunto, se mi conosci devi darmi tempo. Lasciami lo spazio per poter poco a poco riuscire a... Flor, presto, non lo sarò, vedi? Flor, stai male, come non ti muova. Rendi conto non che stai male? Sì, non scappare, tu sfuggi la realtà così. Va bene, non so che cosa vuoi che faccia, io stavo... Perfettamente, stavo benissimo, ero felice, ero contenta con Massimo. Finché all'improvviso tutto è andato male, ha cominciato Flor, a ferirmi. Flor, tu vuoi bene cosa Massimo, fare. Gli vuoi bene davvero. Io, è che sì, lui... lo ami, non puoi negarlo perché è inutile, tu lo ami. Va bene, ma ormai devo uscirne perché non... Ormai basta, non posso più fare Flor, altro. Flor, ascolta un secondo, affrontalo per favore. Difendi i tuoi sentimenti, fai in modo che lui apra il suo cuore. Forse riesce a capirti. Provaci. Sì, è come dice lei. Lui non vuole accettarli. Li accetti lei, per favore. Sì? Chi è? Postino. Ah! Non sai cos'è successo, amore? Mi sposo con Massimo. Ci sono riuscita. Cosa pensi? Dimmi che intenzioni hai. Cosa? Non esisto? Sono diventato invisibile. Per quanto hai intenzione di ignorarmi? Dimmelo, rispondimi. Sei geloso. Non sono sì. geloso. Voglio i miei soldi. E dimmi grazie. Perché se tu ti sposi è grazie a me. Al piano che ho inventato dell'operazione truffa della madre del conte. Tu non mi ami, Lorenzo. Non mi hai mai amata, no? Non ti ho mai amata. Vediamo, dillo di nuovo, non ti ho mai non amata. Non mi hai mai amata, no? Sì che ti ho amata e molto. No. Ti ho amata molto, Delfine, e tu lo sai. No. E adesso non mi rimane altro da fare che odiarti. Tanto quanto ti ho amata. Sappilo, Delfina. Sono venuto qui per vendicarmi. Quando tu stavi per sposarti con Federico, venni a cercarti non per i soldi, non per amore, ma per vendicarmi. Tu mi hai calpestato l'anima. Me l'hai distrutta. Ora ti restituisco il favore. Che cosa vuoi da me? È molto semplice, voglio che firmi un documento in cui mi nomini tuo unico consulente finanziario, sì? Altrimenti racconto tutto e dico, sapete, sono sposato con Delfina, no. Vuoi che glielo dica, che lo racconti? Bene, allora ti aspetto domani a casa mia. Per favore, non mancare all'appuntamento.